Sono Salvatore Tosi, direttore del GAL Metropoleste, un'agenzia di sviluppo locale che opera nel comprensorio di Bagheria, un territorio che sta ad est della città di Palermo, e questo consorzio si occupa di sviluppo locale, sviluppo territoriale. Allora, il tema di cui mi sono occupato, insomma, mi hanno chiesto di intervenire, riguarda una ipotesi di investimento che perseguiamo da qualche anno nel nostro contesto territoriale, quello di rivalutare in qualche modo il tessuto, diciamo, il patrimonio culturale, e in particolare mi sono soffermato sull'investimento che stiamo facendo sul sito archeologico, in quanto per noi rappresenta il fulcro attorno al quale si sviluppa questa idea di distretto agricolturale, cioè un distretto che poggia su due elementi: la valorizzazione del patrimonio enogastronomico e quello del patrimonio culturale, monumentale e archeologico. Allora, io ritengo che l'elemento della cooperazione sia un fatto intrinseco nei GAL, quindi nel consorzio dove lavoro. Questa mattina abbiamo proprio parlato di uno dei progetti che faremo insieme al vostro GAL, al GAL Rocca di Cera, insieme ad altri 5 GAL siciliani, e in particolare nel futuro, per quanto ci riguarda, noi stiamo cercando di tenere delle relazioni molto strette con altre due aree che sono nate in questi mesi, diciamo, nel comprensorio, nella provincia di Palermo. Una si chiama area funzionale urbana nella provincia di Palermo, sono 31 comuni, e l'altra è l'area interna di Corleone. Quindi per noi l'elemento della cooperazione costituisce un aspetto essenziale. Il nostro GAL fondamentalmente fa da cerniera, quindi chiude un po' queste, e quindi racchiude in qualche modo, è collegato con queste due aree, per cui l'elemento della collaborazione è fondamentale per il futuro del nostro piano di sviluppo e soprattutto degli investimenti che abbiamo previsto.